Questa sera nella magnifica piazza San Martino di Randazzo abbiamo svolto il secondo appuntamento del Festival di Archeastronomia 2016, Pietre e Stelle, e devo dire che è stata una grandissima emozione perché abbiamo condiviso questo momento con una piazza gremita, con centinaia di persone. Abbiamo parlato di stelle, di musica del Medioevo, ma anche di alchimia, la scienza delle trasformazioni, che nel Medioevo ha posto le basi per le moderne scienze della chimica ed anche della farmaceutica. Siamo felici di aver ospitato questa tappa del quarto Festival di Archeastronomia a Randazzo in questo splendido spazio che si è inaspettatamente riempito in ogni appunto suo angolo, segno che questa formula è una formula che funziona, una formula che innanzitutto mette in evidenza tutte le grandi, diciamo, la grande tradizione della storia siciliana che ha accolto naturalmente la cultura di un intero mondo. Io a Randazzo ho un'esperienza meravigliosa tutti i giorni quando mi sveglio e poi quando passo sotto questo campanile in particolare, che è il campanile della mia parrocchia, del mio quartiere, io mi sento meglio. Abbiamo cercato di mescolare come sempre l'informazione astronomica con un poco di suoni, e poi abbiamo avuto il fuoco, le danze. Partendo dall'antichità, ad Alessandria d'Egitto, per poi andare ad Aquisgrana con Carlo Magno, a Palermo con i Normanni, Federico II, e per chiudersi con Padova, con la Cappella degli Scrovegni, dove Giotto di Bondone affresca l'adorazione dei magi e pone sopra la capanna una cometa, probabilmente prendendo spunto dalla cometa che vide nel 1301. Ma chi erano gli alchimisti del Medioevo, del basso Medioevo? Beh, fra tutti lasciatemi ricordare Michael Scott. Siamo felici di aver ospitato questa tappa sotto il campanile, è stato definito così, più bello di Sicilia, in un'atmosfera magica che è quella naturalmente del Medioevo siciliano e in questo caso randazzese in particolare. La serata è stata arricchita da prestigiose partecipazioni, innanzitutto il gioco di fuoco curato da Enrico Tarda, poi abbiamo avuto Blu Arte, ceramiche artistiche siciliane, con le sorelle Alberici che hanno organizzato uno splendido banchetto dimostrativo, poi cena medievale Sicilia con il famoso ormai Ippocrasso, e poi Sicula Aragonensia che con le danze di Giove e Venere ha concluso la serata. Ma lasciamo la Normandia e trasferiamoci in Sicilia, a Palermo, dove sorge il magnifico Palazzo dei Normanni. Credo che il gradimento che ha avuto la serata prometta bene, quindi ci rivedremo, spero presto, a Randazzo con qualche cosa di bello per noi e per tutti quanti. Quindi questo viaggio alla scoperta del Medioevo ancora una volta continua e davanti a questo magnifico campanile di San Martino abbiamo realizzato davvero un bellissimo evento, uno splendido evento.